Salve a tutti ragazzi e bentornati nel 13° episodio della Sky Factory. In questo episodio andremo a fare il Pulverizer e la Redstone Furnace, che andranno alimentate da questo Lava Generator. Ok, allora per fare il Pulverizer ci servono un pistone, un machine frame, flint, copper e redstone. Questo qua. Ok, il copper l'ho messo a cuocere nella fornace, quella lì, e dovrebbe essere pronto. No, si è andato a mischiare. Ok, lo cuocio manualmente. Andiamo a cuocerlo. E intanto andiamo a fare il resto. Ok, 2 di redstone. Abbiamo fatto questo. Il pistone. L'iron ingot col vetro. E un gold fa il machine frame, così, e con 2 di copper dovrei avere tutto. No, manca la flint. Ok, adesso tutto, e il pulverizer è fatto. Ok, andiamo a piazzarlo e vedere se funziona. Sta prendendo l'energia, quindi funziona. E adesso gli andiamo a mettere un po' di... Ah, ecco, ho l'oro in mano, quindi proviamo con l'oro. Lo facciamo diventare gravel. Lo andiamo a mettere. Deciderà 2 di pulverizer gold per ogni blocco di gravel. Buono. Adesso andiamo a fare la furnace. Serve sempre copper, il pezzo di redstone di prima, ma un altro machine frame e stavolta 2 brick. Quindi prendiamo la redstone. E un po' di gold. Dovrebbe essere qua. Ok. Prendiamo le 2 per sicurezza. E il vetro. Intanto vi faccio vedere una cosa. Qui ho sistemato l'orto, il giardino, chiamatelo come volete, e adesso almeno un pochino più ordinato. Poi andiamo a prendere il vetro. Ah, e per fare questo vetro qua, che è... Adesso ve lo faccio vedere com'è. Praticamente qui è tutto trasparente e se viene collegato con un altro pezzo di glass non si vede il bordo di dove finisce uno e inizia l'altro. In più, se viene rotto, questo ci ridarà i pezzi indietro, cosa che il vetro normale non fa. E per essere fatto basta mettere il vetro normale dentro a quella fornace lì e usciranno i cubi normali. Ora andiamo a fare questo. Machine frame fatto. Questo pure. Il brick. Avevo ancora un po' di roba. No, non ho abbastanza clay.
No, andiamo a prendere due dust. Li mettiamo qua. E quella l'ho persa. LOL. Prendiamo un'altra dust e andiamo a metterlo nell'altro barile. Ok, adesso ce l'ho. Rompiamo la clay. E le andiamo a mettere nella fornace normale per prendere i brick. Adesso manca solo un altro di copper e due brick. Intanto qua i tank sono pieni e ne andrò a fare altri. Qui ho finito con la sand perché non ne ho più. E gli dovrò fare un sistema automatico comunque. E anche harvestare quest'albero. È un bel po' di roba da fare. Ok, prendiamo questo. E andiamo ad arvestare l'albero. 7 sapling, buono. Però non ho l'ascia. Forse qua. No. L'avrò persa. Andiamo a fare un'altra ascia e tiriamo giù l'albero. Ok, prendiamo l'ascia. Tiriamo giù l'albero. Intanto ci darà anche la, come si dice? Rubber. La gomma dovrebbe essere. Ok, tiriamo via gli altri alberi e mettiamo questi. Poi quando servirà del legno rimetterò gli alberi normali. Ok, quello. Boh, lo lascio lì. No, beh, c'ho sì, il crook. Tiriamo giù, tiriamo giù. Mettiamo l'ultimo sapling e questo lo andiamo a mettere a posto. Ok, spero che abbia cotto i brick. Sì. Li facciamo diventare così. E anche la fornace è pronta. Gliela mettiamo qui. L'energia la prende. Ok. Prendiamo l'oro polverizzato. Glielo mettiamo dentro e vediamo se funziona. Bene, per funzionare funziona, quindi anche questi due macchinari li abbiamo fatti. Poi ho preso questo crucible dal generatore che era lì sopra, perché tanto non lo utilizzavo più. E direi che, già che ci siamo, possiamo andare a fare il decimo lucky block. Ho cotto un casino di oro. Ok, allora per fare il lucky block serve cobblestone, redstone, e facciamo il dropper e lo circondiamo di oro e il lucky block è fatto. Adesso lo mettiamo tutto il resto nella cesta, prendiamo il lucky block, un piccone e andiamo ad aprirlo. Sono morto.
Sì. Molto bene, come potete vedere i lucky block non sempre danno, come si può dire, non sempre danno oggetti, perché spawnano anche trappole. Può spawnare praticamente quasi di tutto, anche il wither e niente. Comunque queste sbarre mi servivano, quindi mi è andata anche un po' di fortuna. Beh, proprio di fortuna no, però si può trovare di peggio. Ok, prendo la lava intanto. Tiro via tutte le sbarre. E cos'altro dirvi? Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate e ci vediamo in un altro episodio della Sky Factory. Ciao a tutti!